guardo forte, apri tutte le porte. Anziani come risorsa e non come peso. La situazione demografica italiana, stando agli ultimi dati Istat che lo confermano, racconta un paese longevo e ancora pieno di voglia di fare. Albano, Ranieri e Morandi al Festival di Sanremo hanno incantato il pubblico e non solo quello dei nostalgici, segno che talento, vitalità ed entusiasmo allungano la vita. Se la Sardegna è uno dei luoghi dove vivono i più longevi e sani individui del mondo, l'intero stivale segna un trend di aumento della popolazione di ultra settantenni. Complice anche l'emigrazione di tanti giovani che scelgono l'estero per trovare impieghi meglio retribuiti e con maggiore stabilità. E altro fattore significativo, la natalità sempre più bassa. Fattori purtroppo non proprio rassicuranti. Quando sei arrivato ti stavo aspettando. Le persone d'età nel nostro paese sono tornate protagoniste. Lo testimonia il rinnovato interesse per gruppi musicali che hanno fatto la storia, i tanti programmi TV tagliati proprio sugli over e al cinema le sceneggiature da nomination, in cui ad essere protagonisti non solo ai tanti quarantenni. C'è una ragione che cresce in me. L'età della pensione non è più percepita come tomba di ogni entusiasmo, ma come momento per fare cose che si sono rimandate. Gli over oggi sono un patrimonio importante e in questa ottica anche il welfare andrebbe ripensato.